Ed eccoci qui ritornati con un nuovo episodio della serie del Fantacalcio. Settima giornata, tocca mettere la formazione. Siamo in un periodo un po' particolare, tanti alti e bassi, classifica se vogliamo mediocre, molto molto corta, come giusto che sia dopo 6 giornate, e partita quella valevole per la prossima giornata, assolutamente importante. E lui ha già schierato la formazione, quindi andiamo un po' a valutarla, molto a grandi linee, prove dell'importa. Riccardo Rodriguez, De Winter e Bastoni in difesa, Dominguez, Anguissa, Paredes e Zaniolo a centrocampo, Correa, Lammers e Caputo lì davanti. Ora tocca a noi a questo punto inserire la formazione. Vediamo innanzitutto se giocare a 2 o a 3 davanti. Primo scoglio da capire. Ragazzi, è tosta. Vediamo un attimo a centrocampo, perché se ci sono le partite giuste, quasi quasi opto per un 3-5-2. Sapete che vado di 3-5-2 perché non mi convince per niente l'attacco a 3. Non so chi, cioè, ragazzi, proviamo il 3-5-2, me la rischio. Cambio modulo sta giornata, però purtroppo diciamo che non ho molte alternative lì davanti in questo periodo. Anche in porta in realtà non sono messo così bene. Allora, sapete che mi tende tantissimo Falcone, perché la Roma potrebbe subire il contraccolpo psicologico e fisico della sconfitta dell'altro ieri, di ieri in realtà contro il Betis. Però voglio andare con Vicario, schiero lui che gioca sì in trasferta a Torino, però lo voglio rischiare. In difesa, allora, in difesa pure bella tosta, perché tutti affrontano la partita abbastanza ostiche. Io andrei di Parisi, compagno di squadra di Vicario. Karsdorp e Rezza sono infortunati. Nuitink non dovrebbe giocare. Biraghi ha giocato con gli Arz, una trasferta anche abbastanza lunga. Allora, io vado di Valeri, Cremonese che gioca in casa. È vero, contro il Napoli che non schiaccia sassi, ma chissà che non possa concedere qualcosa dietro, anche perché poi deve tornare a giocare in Champions dopo qualche giorno. E poi Kim, sapete che non lo so, anche perché Buongiorno potrebbe non giocare. Andiamo di Biraghi. Contro Lazio un po' in difficoltà in questo periodo, andiamo di Biraghi. Buongiorno, primo panchinaro. Kim e Nuitink. Sta giornata, ragazzi, è veramente tosta. Nel senso che le scelte non sono quasi obbligate, ma non mi convincono particolarmente. A centrocampo io direi di andare di Vlasic contro l'Empoli. Sabiri, che ha cambiato mister da poco, la Samp, è arrivato Stankovic, potrebbe dare qualcosa in più. Rischio anche Gyasi, che deve ancora fare qualche bonus, potrebbe essere l'occasione giusta contro il Monza. Pereira e poi ma i ragazzi, rischio strefezza. Per il discorso che facevo prima, è vero che la trasferta di Roma per il Lecce è quasi proibitiva, ma sapete che io strefezza me lo rischio e lo metto titolare. Davanti invece il tandem Abraham, che deve ancora ingranare, e direi proprio Dessers, che l'ultima si è riposato, che adesso potrebbe essere più in condizione, anche perché Ceesay, Boateng non gioca, Nico Gonzalez potrebbe giocare dall'inizio perché in Europa è cioè in realtà in conference è subentrato, quindi potrebbe avere più chance per partire titolare, ma non sono così convinto. Per cui Dessers con Nico Gonzalez primo panchinaro, poi Boateng e Ceesay. Anche se Nico Gonzalez mi attira tanto, dubbi particolari in realtà forse il ballottaggio strefezza Soriano. Più che altro dubbio grande questa giornata è Dessers Nico Gonzalez, perché quasi quasi lo schiererei Nico Gonzalez, però non mi convince troppo. Quindi andrei così: ho 3-5-2 con Vicario in porta, Parisi, Valeri e Biraghi in difesa, Vlasic, Sabiri, Gyasi, Pereira e strefezza a centrocampo, con Abraham e Dessers lì davanti. Quindi questa è la mia formazione. A questo punto io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.